Ora modifichiamo i dati affinché il vapore condensi tutto. Modifichiamo un dato solo. La cosa più semplice è ridurre i grammi di vapore iniziali, non più 50 grammi, ma soltanto 10 grammi. Le domande sono le stesse di prima. Temperature finale e composizione finale all'equilibrio. Fate pausa e cercate di risolverlo da soli, poi guardate lo svolgimento alla fine. Vediamo adesso lo svolgimento. Rifacciamo i due grafici. Questo è quello del blocchetto, che è il sistema freddo, chiamato 1. E questo invece è il sistema caldo, cioè il calorimetro con l'acqua e il vapore, chiamato 2. La prima differenza rispetto a questi grafici iniziali è che il punto C si trova spostato più a sinistra, ovviamente, perché c'è meno vapore. Prima era 50 grammi di vapore, adesso sono solo 10 grammi. E noi sappiamo che il blocchetto, l'abbiamo calcolato prima, può sottrarre al vapore abbastanza calore, riscaldandosi il blocchetto fino a 100 gradi, può sottrarre abbastanza calore al vapore per farne condensare 18 grammi. Quindi sicuramente, avendone solo 10 grammi adesso, tutto il vapore condenserà e quindi verrà sottratto ulteriore calore al vapore e al sistema del calorimetro, in modo tale che questo sistema caldo non solo tutto il vapore condensa in acqua liquida, ma poi si raffredda anche al di sotto dei 100 gradi centigradi, fino a una certa temperatura di equilibrio da trovare. Anche il blocchetto non salirà più fino a 100 gradi come prima, ma si fermerà a questa temperatura di equilibrio, perché quando i due sistemi, blocchetto e calorimetro con il suo contenuto, avranno raggiunto la stessa temperatura, cioè la temperatura di equilibrio, il passaggio di calore si arresterà. Per trovare la temperatura di equilibrio risolviamo la solita equazione del bilancio termico. Tanto calore assorbe il sistema freddo, altrettanto ne cede il sistema caldo. Il calore che assorbe il sistema freddo, cioè il blocchetto, è QAE. Prima era QAB. Adesso invece si ferma soltanto fino a E, quindi QAE, che si calcola con la formula del riscaldamento, calore specifico del ferro per la massa del ferro per l'innalzamento termico da T1, che è meno 10 gradi centigradi, fino a TE, quindi TE meno T1, TE è l'incognita. E questa è la parte sinistra dell'equazione, cioè il calore assorbito dal sistema freddo, cioè dal blocchetto. La parte destra dell'equazione invece è il calore ceduto dal sistema caldo, e il sistema caldo cede calore in due fasi successive, perché prima il vapore si condensa tutto in acqua e poi tutto il sistema si raffredda sotto ai 100 gradi. Quindi il calore ceduto è QCD più QDE, o in una sola parola QCDE, CDE. E naturalmente questi due tratti orizzontali sono uguali. QAE, calore assorbito, questo trattino deve essere uguale a QCDE, cioè questi due trattini qua. Ora dobbiamo scrivere le formule di QCD e QDE qui nella parte destra dell'equazione. QCD è un passaggio di stato, quindi calore latente di condensazione, che è uguale a quello di vaporizzazione, per la massa di vapore che condensa, quindi per 10 grammi. Invece QDE è un tratto di raffreddamento, quindi bisogna usare l'altra formula, calore specifico dell'acqua, perché questa sostanza è l'acqua, per la massa d'acqua che ho in totale, per il raffreddamento termico, cioè la diminuzione di temperatura, che è T2, 100 gradi, meno TE, perché si raffredda da D a E, quindi da 100 gradi a TE, che è l'incognita. Quanta è la massa totale d'acqua che si raffredda da D a E? È la massa d'acqua che c'era prima, 100 grammi, più i 10 grammi che erano vapore, ma che adesso sono diventati acqua perché sono già condensati da C a D. E poi c'è il calorimetro con i suoi 25 grammi, che si comporta come 25 grammi d'acqua. Quindi in totale abbiamo 100 più 10 più 25, 135 grammi d'acqua calda che si raffredda, e lo chiamo M totale. CS2 invece è il calore specifico dell'acqua, è questo valore, 486 kJ su kg Kelvin. Questa equazione è un'equazione di primo grado in un'incognita, che è TE, che compare sia a destra che a sinistra. Quindi svolgo questa moltiplicazione e svolgo quest'altra moltiplicazione. Quindi qui ottengo CS1 M1 TE meno CS1 M1 T1. Eccolo.
di qua invece ricopio LVMV e poi svolgo quest'altra moltiplicazione, CS2 M tot T2, eccolo, meno CS2 M tot TE, eccolo. Poi porto a sinistra questo termine che ha l'incognita TE e raccolgo TE a fattor comune tra questo primo termine e quest'altro termine qua. Quindi mi rimane tra parentesi CS1 M1, eccolo, più perché va a sinistra, più CS2 M dot, eccolo. Invece a destra dell'uguale rimane LVMV, eccolo. Poi CS1 M1 T1 va a destra con il segno più e CS2 M tot T2 lo ricopio. A questo punto l'equazione è risolta. Per trovare la temperatura d'equilibrio basta portare questa parentesi qua sotto al denominatore e andare a sostituire tutti i valori numerici. Quindi LVMV è questo prodotto qui, 2256 kJ su chilo per 10 grammi e fa questo risultato in kJ. Poi più CS1 M1 T1, ricordiamo CS1 calore specifico del ferro, M1 0800 kg, quindi ecco qua, T1 meno 10 gradi centigradi, la temperatura iniziale del blocchetto di ferro. Poi CS2 M tot T2, CS2 è il calore specifico dell'acqua, eccolo qui, M tot sono 135 grammi trasformati in chili, T2 è 100 gradi centigradi, perché era la temperatura iniziale di questa acqua. E poi dobbiamo dividere per CS1 M1 più CS2 M tot. CS1 M1 l'ho scritto qui a destra, è quello che sta anche qui sopra, e CS2 M tot l'ho scritto qui a sinistra. Vanno via praticamente tutte le unità di misura, perché chilogrammo Kelvin, chilogrammi gradi centigradi vanno via, qui Kelvin e gradi centigradi rappresentano al denominatore rappresentano degli incrementi, quindi al posto di questo Kelvin possiamo scrivere grado centigrado, e la stessa cosa accade al denominatore. I kilojoule vanno via tutti quelli che stanno al numeratore con quelli al denominatore, alla fine rimane come unica unità di misura questo grado centigrado qua sotto e qua sotto, che essendo doppiamente fratto va al numeratore, e il calcolo totale fornisce circa 82 gradi centigradi. Quindi la temperatura d'equilibrio del sistema sarà 82 gradi centigradi e l'acqua nel calorimetro sarà tutta liquida. Infatti qui stiamo sullo stato liquido perché il vapore è condensato tutto e l'acqua ormai tutta liquida si è raffreddata da 100 a 82 gradi centigradi. Qui ho riportato lo svolgimento sintetico. I 10 grammi di vapore diventano acqua, il sistema caldo, acqua più vapore diventato acqua più calorimetro, continua a cedere calore al blocchetto e si raffredda al di sotto i 100 gradi. Fino a quale temperatura? Impostando l'equazione del bilancio termico, cioè calore assorbito dal blocchetto fino alla temperatura d'equilibrio sconosciuta, è uguale al calore ceduto dal sistema caldo. Il calore ceduto serve a far condensare il vapore e a farlo e a far raffreddare poi tutto il sistema caldo, quindi tutta l'acqua, fino alla temperatura sconosciuta. Quindi, impostando l'equazione del bilancio termico, calore assorbito uguale calore ceduto, si ricava temperatura equilibrio 82 gradi centigradi circa. Quindi la risposta e il risultato finale è composizione finale 110 grammi d'acqua liquida, perché avevamo all'inizio 100 grammi d'acqua liquida e 10 di vapore, ma il vapore è diventato tutta acqua liquida, quindi 110 grammi d'acqua liquida, tutto quanto alla temperatura di 82 gradi centigradi.